This meeting is being recorded. Dicevamo appunto Shulamitha Raven, quante di voi, curiosità, la conoscevano o l'avevano sentita nominare? Rossella, tu sì? Qualcuno conosceva già questo libro o aveva sentito nominare l'autrice? No, No, io no. ok. Beh, io credo che Iria Mimrabim, Una città di molti giorni di Shulamitha Raven, insieme alla poesia di Yehuda Amichai sia la più grande testimonianza di amore, nostalgia e anche di tutta, a volte, la difficoltà, no? Che si riscontra nella città di Gerusalemme. Sono due grandi testimonianze, queste due opere così chiaramente molto molto differenti, che sono appunto Una città di molti giorni, la poesia di Yehuda Amichai, e qualcuno giustamente dice anche la Gerusalemme narrata da Amos Oz in scusate, una storia di amore di tenebra, no? Che immagino, insomma, la maggior parte di voi conoscerà e avrà letto. Effettivamente ritroviamo atmosfere analoghe in quella Gerusalemme, che è la Gerusalemme prima della nascita dello Stato di Israele, la Gerusalemme del mandato, no? Che nonostante, insomma, ci siano, ed è evidente, ci sia un calderone di tensioni che è lì pronto ad esplodere, in realtà da diversi anni, non solo appunto in quel periodo, però nello stesso tempo viene rappresentato, da un certo punto di vista, quasi come una fase incantata, una sorta di età dell'oro, no? Della città di Gerusalemme, dove prima che Gerusalemme diventasse appunto effettivamente a tutti, insomma, con tutti di diritto, una città israeliana. Ecco, insomma. Per cui Shulamitha Raven ci racconta questo, ci racconta questa città, una città che è di molti giorni. È interessante, no? Anche il titolo, che sono i molti giorni, ma anche i molti anni. In realtà il plurale della parola Yamim in ebraico, soprattutto nell'ebraico letterario, indica spesso anche gli anni, una quantità di anni che non è talvolta neanche possibile quantificare. Ebbene, nella grande storia ovviamente di Gerusalemme, no? Che va al cuore, nella profondità del passato ebraico, che sta sicuramente il suo grande fascino. È un romanzo nostalgico per un'epoca perduta, dove appunto arabi, ebrei e cristiani, insomma, convivevano pacificamente, ed è un romanzo che, tra l'altro, questo, insomma, è abbastanza riconosciuto sia in Israele sia dalla critica internazionale. È un romanzo la cui protagonista, Sara Amarillo, insomma, tra l'altro è considerata una delle prime grandi eroine della letteratura di Israele. Una sorta di, insomma, non voglio per forza usare certi termini, ma è quello che usa la critica sostanzialmente, un'eroina femminista o proto-femminista. Se vogliamo, effettivamente ci sono molti aspetti. Insomma, il personaggio di Sara, chiaramente siamo qua appositamente per parlarne, ha un grande fascino e sicuramente ci porta anche in questa direzione. Ma non c'è soltanto Sara, no? C'è un mosaico di volti, di nomi, di mendicanti, di commercianti, di figure di ogni genere, perché questa è Gerusalemme, è anche oggi Gerusalemme sotto molti aspetti, no? Però in quell'epoca, un momento prima, no? Un momento prima della fine del mandato, un momento prima della dichiarazione di indipendenza, sicuramente ha tutto un altro sapore. E in realtà, su questo poi vorrei anche concentrarmi, il processo di, come potremmo chiamarlo, israelizzazione di Gerusalemme, attraverso ovviamente la nascita dello Stato di Israele, la guerra d'indipendenza, insomma tutti gli eventi che noi conosciamo, è descritto come un fatto inevitabile, chiaramente il compimento di un sogno, il compimento del sogno sionista, ma anche come un processo non poco crudele.
Questo sicuramente è un altro aspetto sul quale vale la pena di riflettere, che Shulamit HaRaven non dà per scontato, non dà assolutamente per scontato. Allora, da dove vogliamo partire? Ah, sì, vorrei partire, se me lo consentite, con una citazione, perché parleremo dei personaggi, parleremo ovviamente di tutto, ma è chiaro che la vera, autentica protagonista del romanzo, chi è? Chi è? Evidentemente Sara. Sara. No. Gerusalemme. È Gerusalemme stessa. È Gerusalemme stessa. I personaggi sono, come dire, degli attori chiaramente fondamentali che ruotano sulla scena, ma è Gerusalemme. Vorrei iniziare appunto leggendo questo breve brano. Nessuna città è più vicina di Gerusalemme ai fantasmi delle sue vite passate, che sono quasi visibili all'occhio, e non c'è nessuna città come Gerusalemme che sappia amare in segreto e ciecamente. La città si erge sul monte contro la tenera notte, forte e vulnerabile, e qualcosa in essa non si addormenta mai. Tutti i luoghi al di fuori di Gerusalemme sono come una vacanza di cui nessun uomo è degno. Ma esiste veramente un luogo fuori da Gerusalemme? Così scrive Shulamit HaRaven, appunto in queste righe così appassionate, piene d'amore per la sua città. Allora, da dove vogliamo iniziare? Perché la trama è fitta e anche i personaggi sono numerosi. Beh, forse inizierei da quello che è uno dei primi personaggi, no, a venire citati, cioè Don Yitzhak. Giusto, Don Yitzhak Amarillo. Ve lo ricordate, Don Yitzhak? Sì, ricordo anche tanti altri. Com'è, Roberto? No, dicevo che ricorda anche altri esempi di mascolinità, diciamo, di altri libri che abbiamo letto. Dici anche Don Yitzhak, perché? Ma in un certo senso sì, nel senso che comunque è secondo me, è un uomo maschio piuttosto libero, nel senso che Certo. quindi non è la prima volta, secondo me, che incontriamo persone un po' di questo tipo, se vogliamo vedere. Sì, sempre protagonisti maschili, Sempre dice, cioè protagonisti protagonisti, maschili, personaggi sì. maschili, insomma. Non lo so, io volevo dire una cosa prima così. Dimmi, sì. Per me è stato un po' difficile riuscire a vedere Gerusalemme con questi occhi, nel senso che, non lo so, per uno che non vive lì, che magari l'ha conosciuta, beh, diciamo, io la conosco più o meno da 30 anni, 25 anni. Ricorda molto di più, scusa, non so cos'è, ma è partito un video. È Ok. partito da solo un video, non so come dirtelo. No, stavo dicendo, non so, io per esempio l'impressione che di Gerusalemme è di una città in realtà molto difficile, molto contrastata, molto che forse ha perso per certi versi quello che doveva essere il fascino che racconta Shulamit in questo libro. Quindi è stato un po' difficile il libro in questo senso. Cioè l'ho trovato carino, bello, ma probabilmente non è riuscito a toccare determinate corde, visto l'impressione che uno ha di Gerusalemme, non essendoci vissuto, Certo. non avendo memorie antiche, ecco. Certo, assolutamente. Sì, diciamo che tra l'altro Shulamit HaRaven, che non nasce in Israele, ma nasce in Polonia, e si arriva appunto nella Palestina del Mandato britannico nel 1940, quindi sfuggendo per un soffio insieme alla famiglia chiaramente le persecuzioni naziste, in realtà non ha mai, come dire, rimpianto in nessun modo, questo lo ha dichiarato più volte, quello che è il suo passato, il passato europeo della famiglia, riconoscendosi in tutto e per tutto soltanto nel tessuto unico, per quanto difficile, come giustamente dici tu, Roberto, ma una cosa non esclude l'altra,
della città di Gerusalemme, no? Questo anche è un aspetto che voglio ricordare, perché io credo che dal libro traspaia in maniera molto chiara, molto evidente, il rapporto anche dell'autrice con la città, no? Che è un rapporto assolutamente, assolutamente unico, sotto molti aspetti. Vi dico, nella letteratura israeliana, forse l'unico davvero che mi ricorda per questo suo rapporto con la città di Gerusalemme è proprio il poeta Yehuda Amichai, che ho già citato all'inizio. Rosy, ti do la parola, prego. Eccomi. Sì, allora volevo premettere, io non l'ho potuto leggere interamente perché non ho ricevuto la mail e siccome l'altra volta sono scollegata, dovuta scollegare 5 minuti prima, non ho fatto in tempo a leggerlo tutto, sono arrivata più o meno a metà. E, devo dire che ero un po' dispiaciuta perché stavo leggendo un altro libro, poi ho avuto questo titolo. Ero un po' indecisa, poi ho cominciato questo libro e veramente mi ha proprio affascinata tantissimo e ci sono dentro pienamente. E, sicuramente la protagonista è Gerusalemme, ma secondo me soprattutto sono le piccole vicende delle relazioni fra queste persone e anche il modo in cui vengono raccontati alcuni avvenimenti che ti danno veramente l'idea di come si vivesse allora. Poi io non so fino a che punto, però mi sembra che il passato di Shulamit sia un passato che abbia veramente partecipato a quello che lei racconta. Eh sì. Ma ci sono delle parti che io veramente ho letto e riletto, infatti anche per questo non ho finito, perché sono delle parti deliziose. Soprattutto io non sono arrivata nella seconda parte, ma nella prima, e tutto quello che riguarda il dottor Barzel è stupendo, veramente lui come figura e il modo in cui è arrivato e tutto il giro che ha fatto nei vari paesi arabi Ne dove parliamo, certo. è veramente un personaggio incredibile in un certo senso, sia perché si adatta a quello che succede. Insomma, da mitteleuropeo, come se fosse supernaturale, anche se poi ha quel momento di nostalgia in cui chiede che la mamma gli mandi i mobili. Però in realtà lui ama Gerusalemme e non lascerà Gerusalemme. Ma poi anche il rapporto che ha con alcuni suoi colleghi. Per esempio, c'era quella parte in cui il dottor Naum viene scelto per essere mandato da parte, insomma, a visitare il bordello, no? Ed Sì. è una parte bellissima. Adesso non riesco a ritrovare la pagina perché era una pagina che mi ha fatto molto sorridere perché alla fine avevano preso lui, che era la persona più seria, per visitare. Lui aveva fatto tutte delle note molto precise sullo stato di salute di queste prostitute, però nello stesso tempo c'era questa cosa che una di loro si era. Questo vociare di una di loro che si era innamorata di lui. Ed è tutto talmente allo stesso tempo un po' onirico, un po' fuori dal tempo, ma così vero nei dettagli, che forse è uno stile che io personalmente, non sono così esperta come voi, non ho mai conosciuto uno stile del genere. E mi è piaciuto tantissimo, soprattutto perché di solito su Gerusalemme se ne parla sempre in modo molto pesante, cioè Certo. da Amos Oz piuttosto che da come si chiama? Scheid, due in uno, Scheid, quello che ha scritto due in uno, arabi Ah, danzanti, Said Kashua, Said Kashua. Kashua, così come anche Zruia che se ne va da Gerusalemme perché Gerusalemme è pesante. Ma qui c'è una leggerezza che è fantastica. Ecco, volevo dire questo. Devo dire che in poche parole ha inquadrato quello che è effettivamente lo stile di Shulamit Harev. Sono d'accordo, perché effettivamente c'è questa dimensione sospesa, no? Che dà l'idea un po' forse del sogno, come diceva.
Sì, è interessante perché appunto ci sono tutti questi personaggi maschili. Adesso io ho iniziato così, ma era solo un suggerimento sulla figura di Don Ishak, che è il capostipite, insomma, diciamo, della famiglia, no? Che in realtà fa gli affari suoi fondamentalmente, cioè non riesce, è troppo sensibile alle belle donne, alle donne abbronzate, non può resistere effettivamente, quindi, come sappiamo, insomma, lascia la famiglia, la abbandona. E in realtà è anche un po' il motore, questo abbandono, che spinge poi Sara e l'altra sorella, tutte le donne della famiglia, a cercare di colmare, no, questo vuoto maschile. E ad esempio, soprattutto il dottor Barzell, no, è una figura che è, secondo me, dominante, no, da questo punto di vista, nel suo rapporto con Sara. Poi ne parliamo adesso di dottor Barzell, perché è fantastico, un personaggio poetico, meraviglioso, cioè incredibile, no? Da un certo punto di vista, per cui vale sicuramente la pena di spendere un momento. Però sì, è vero che c'è questa dimensione, perché effettivamente è come se Gerusalemme e i suoi abitanti fossero ancora proprio sulla soglia, no? Fossero veramente su una soglia tra la realtà, insomma, un po' immaginata, che diventa reale, no? Che diventa poi concretezza quotidiana, no? Dell'arrivo a Gerusalemme, no? Degli immigrati, e poi la storicizzazione più cruda, più dura, no? Che è quella poi del divampare degli scontri. È un po' come se la famosa notte di cui parla Amos Oz, una storia di amore e di tenebra, in cui la notte del decreto, no, della decisione dell'ONU, della risoluzione dell'ONU, che sia ancora lì un momento sulla soglia, e poi da lì tutto cambia, tutto esplode, esplode l'udro di gioia, ma esplode anche, poi esploderà a breve anche l'urlo di dolore. Quindi siamo, è un romanzo veramente ancora un po' su questa soglia. Qualcun altro che ha voglia di aggiungere qualcosa? Sì, Rossella. A mio modo di vedere, è il personaggio di Sara che, come dire, esprime ciò che Shulamit Aben provava per Gerusalemme. È come se fosse, come dire, come se si esprimesse in prima persona. Proprio il personaggio più moderno, questa donna che sceglie di, come dire, sceglie di attuare le prime esperienze d'amore anziché rifugiarsi subito in un matrimonio da giovane. Questa donna che diventa infermiera e poi diventa assistente sociale. Questa donna che, come dire, è così emancipata da avere il coraggio di fare delle scelte non convenzionali, non quelle che tutti si aspettano da lei, rimproverata dalla stessa sorella, che invece è molto più convenzionale. Proprio questa donna così moderna, paradossalmente, è quella che esprime la maggiore empatia nei confronti della città di Gerusalemme. Lei si sente, come dire, esprime il sentirsi. Lei continua a dire: io sapevo che avrebbe potuto finire tutto da un momento all'altro. Lei sa di essere al crepuscolo di un mondo. Allora, no, normalmente quando ciò accade nelle letterature europee, si pensa a un mondo di almeno 150 anni della modernità. Invece è un crepuscolo che arriva molto rapidamente. Nel senso che questo da lingue anche differenti, sefarditi e ashkenaziti, tutti insieme, andare per un miracoloso, capire che non può durare. Non può durare perché, come dire, la situazione internazionale, i due popoli non lo consentiranno. Diciamo, questo soprattutto trovarsi, secondo me, all'interno ovviamente della piccola media borghesia, non certo delle frange più emarginate, No, ma certo. di trovare, come dire, connessioni culturali,
di, come dire, identità di gusti, lo stesso amore per i cibi, questo mescolare i cibi nelle feste che fanno questo gruppo di amici, ne canta, come dire, l'attimo meraviglioso, ma anche la consapevolezza che è un mondo che, come dire, ha avuto una rapida ascesa, ma va un'esplosione, che è quello che accade quando poi iniziano a esserci ovviamente i tumulti legati alla malsopportazione della situazione da parte della popolazione araba. Ed è lei, se voi ci pensate, è come se gli altri personaggi non avvertissero, se ne accorge solo lei. Gli altri pensano alla quotidianità, anche perché comunque è una quotidianità, come sempre, in Israele complessa. Per cui, però, come dire, il fatto che lei abbia affidato è un po' come se fosse, se l'avesse investita del ruolo di alter ego della scrittrice. Lei si esprime attraverso Sara. Gli altri sono affaccendati nelle loro cose, ma non colgono. Infatti lei spesso, il personaggio dice, io forse l'unica ad accorgermi. Un'altra cosa, poi ovviamente lascio spazio agli altri, è in quanti modi Sara descrive Gerusalemme. La descrive anche in particolare, che va bene, dal punto di vista eterno non è una cosa di un'originalità assoluta, ma come una stupito, no? Nel senso che di solito nella letteratura fa un po' parte questa definizione di altri tipi di città. Basta, che il momento mi fermo a te. Sì, hai ragione, sono d'accordo, hai descritto molto bene questo. Il movimento, no, del romanzo, no, che ci porta proprio un attimo prima di un'esplosione. Ed è vero, c'è una, quella, come la che potremmo chiamare, una contaminazione totale, assoluta, una partecipazione tra tutti, come se appunto tutti potessero effettivamente partecipare della realtà e dovessero partecipare della realtà di questa città in egual misura, no? In egual misura, e non invece lottare centimetro a centimetro appunto per la conquista della città, che è una cosa che poi succederà da lì a poco, anche a caro prezzo per la stessa città, perché insomma l'assedio di Gerusalemme è uno dei momenti tra l'altro più tragici di tutta la guerra di indipendenza, no? Con anche problemi di rifornimento, di viveri, eccetera. Quindi Gerusalemme vivrà attimi tremendi durante la guerra di indipendenza in particolare. Don Salvatore, prego. Allora, io volevo partire per fare una riflessione sulla, diciamo, se così possiamo dire, su questa elegia su Gerusalemme, no? Dalla domanda, esiste un luogo un luogo più bello fuori di Gerusalemme, oppure esiste qualcosa di meglio fuori di Gerusalemme, come dire che Gerusalemme è la città più bella del mondo, non ci sono altre città più belle come Gerusalemme. E a partire da questa domanda, io penso che, insomma, anche nel contesto che è stato anche appena descritto, no? Credo che in questi anni poi si è sviluppata la musica, si è sviluppata la letteratura tipicamente israeliana, no? Quindi i canti, i shiraik, no? Insomma la letteratura, il teatro anche, no? Volevo pensare, insomma, partendo da questa domanda, proprio a questo, no? Cioè, che cosa ha portato questa domanda, esiste un luogo fuori da Gerusalemme, no? Che poi ad Intra ha prodotto tutta una serie di, insomma, di canti, di canzoni, di musica, di letteratura, di teatro, che poi sono state appunto anche il fondamento, insomma, della storia che, insomma, si andava costruendo momento per momento. Ecco. Sì, ecco, io devo dire, questa domanda, esiste un luogo fuori da Gerusalemme, è una domanda che indiscutibilmente ci dobbiamo porre. Io non sono sicura che, sicuramente la questione della bellezza, del fascino della città è indiscutibile, no? Nessuno ovviamente lo mette in dubbio, ma il fatto che Gerusalemme è il luogo. Devo dire proprio questo, ecco. Scusami, no, forse no. È il luogo, è quello, non si può prescindere da Gerusalemme, non c'è un luogo fuori da Gerusalemme, perché
quello è il luogo, perché quello è il luogo dove, appunto, diversamente da Tel Aviv o altre città, no? C'è il mosaico delle tre religioni, il mosaico di tutte le varie componenti culturali che sono ancora più mischiate, che si esprimono nella maniera forse più viscerale anche, no? Che in altre città. Esiste un luogo fuori da Gerusalemme? La risposta per me è no. Non può che, no, non può che essere così. Rosy, prego. Devi aprire smutare. Il microfono. Volevo ritornare sui dettagli, perché c'era secondo questo dettaglio che appunto dava l'idea di come si preparasse l'arrivo sempre del dottor Barzel. Sì, ecco, va bene, parliamo del dottor Basel, che è appunto il... Vabbè, a parte che volevo aggiungere quando hai parlato all'inizio di Isaac Amarillo. Amarillo, che c'era questa cosa bellissima che ogni volta che una donna piangeva lui non sapeva resisterle, certo, Certo, cosa che secondo non me era c'è niente. stupenda, perché era proprio, ti dava l'idea di una cosa della quale non lo potevi quasi incolpare, no? Certo. Ed era stupendo nel modo in cui veniva raccontato senza nessun tipo di... E anche quando sua moglie dice alla vicina, gli ho perdonato tutto, le donne, gli ho perdonato i soldi, ma non gli ho perdonati i sussurri che ha detto loro nelle orecchie, allora la vicina di casa, no, davvero i sussurri imperdonabili, no? C'è questa sensazione di parole di persone, di vicine di casa, di quartiere, ma poi era stupenda, parlando di Barzel, quando lui a un certo punto è nel Golfo e deve visitare donne dell'harem di uno sceicco, e si consultarono e lo informarono che lo autorizzavano a visitarle con il suo metodo, ma solo attraverso i vestiti, e a pagina 45 in Sì. alto. Non avendo scelta, il dottore dai capelli rossi accettò. E appunto questa cosa anche dai capelli rossi, perché ci fa immaginare questo mitteleuropeo in mezzo a un mondo di persone appunto con le sopracciglia scure, gli occhi verdi, profondi, la cara, cioè ci fa immaginare questo. Una donna con il corpo coperto di vesciche che avevano cercato di curare con sterco di cammello, gli fu concesso con l'approvazione dello sceicco che la donna si spogliasse. E il corpo della donna, stesa su un lettino, fu spinto nella stanza fino all'altezza del collo. Il volto restò al di là della tenda di perline, si immagino queste perline tipo lattaio del sud, no? Così che il medico non fosse in grado di riconoscerla. Accanto a lei, dietro la tenda, le sue compagne dell'harem le asciugavano la fronte con i loro fazzoletti. Al suo fianco, nella stanza con il medico, stava il possessore legale, il vecchio sceicco in persona. Il cadì è una vecchia che masticava kef e sputava sul pavimento. Cioè, secondo me, questa scena, che poi non è ancora a Gerusalemme, No, è certo. una delle tantissime immagini che veramente ci danno idea di come si vivesse, ecco. Sì, è vero. Poi, appunto, il dottor Barzel ci consente, proprio per la sua storia straordinaria, questa incursione, tra l'altro, no? Perché lui, a differenza della maggior parte, insomma, degli altri che arrivano in Eretz Israel, non decide di andare diretto alla meta, ma preferisce fermarsi altrove perché necessita di acclimatarsi. Esatto. È meraviglioso, da un punto di vista narrativo è fantastico, no? E Però poi, infatti, quando arriva a Gerusalemme fa un freddo incredibile, allora lì c'è questa descrizione bellissima di come appare Gerusalemme, che è anche molto allegorica in quel momento, come lui certo. la vede dopo tutto il calore che ha avuto. Ed è anche molto bella la parte in cui, quando Sara si propone di diventare un suo aiutante come medico, lui le chiede: tu hai paura di vedere qualcuno di morto? E lei gli dice: no, perché pensa di aver visto quell'aiutante del droghiere che hanno trovato per terra morto. Lei si è avvicinata, e quindi la sua esperienza personale di ragazzi di strada le dà la percezione che lei possa persino aiutarlo, perché lei non ha paura dei morti. E secondo me è tutto talmente, non so. È talmente estremo in un certo senso, perché uno non può assumere una persona perché ha visto qualcuno per terra morire nel quartiere, però diventa così logico, ecco, così
da banale e da assurdo diventa così logico nelle parole della scrittrice, che veramente io sono molto affascinata da questa scrittura e da queste descrizioni. Bene, sono contenta, vedo che insomma questo romanzo ha fatto presa, ecco, su di te. Almeno è vero. Beh, il dottor Barzell, appunto, rimango un attimo su questo, proprio l'episodio a cui faceva riferimento Rosy, chiaramente c'è, cioè, il timore del passaggio dall'Europa, no? Chiaramente dalla civile, fredda, appunto continentale Europa, invece al Medio Oriente, no? Al Levante, questo timore anche del Levante, che appunto io lo ricordo sempre, cito sempre la nonna di Amos Oz che disinfettava tutto e che era terrorizzata e altamente schifata, no? Da questo luogo così carico di polvere, di germi, che assolutamente non si poteva sopravvivere in un luogo del genere. Ma in realtà Gerusalemme non è neanche il Levante che Barzell poi sperimenta e si aspetta, cioè questo è anche interessante. Lui si ferma in questi luoghi più disparati nel Golfo Persico, eccetera, tentando di prepararsi all'arrivo nella terra dei padri, ma è una sorpresa estrema, perché appunto abbiamo invece un clima che è la rigidità dell'inverno di Gerusalemme, che insomma chi l'ha sperimentato è qualcosa comunque di significativo. Quindi una città che non ha solo molti giorni, perché ha una profondità storica inimmaginabile, ma non ha solo molti volti, ma ha come dire, muta sotto i nostri occhi tutto ciò che è anche inaspettato e inimmaginabile. Noi non possiamo preventivare Gerusalemme. All'esperienza di Gerusalemme davvero non ci si può preparare. Non ci si può preparare, la si può soltanto effettivamente vivere. E quello che dicevi appunto del ragazzino che hanno trovato, no, morto, per cui diventa l'unico criterio di assunzione sostanzialmente di Sara all'ospedale, dove poi lavorerà fino all'inizio degli scontri, è vero, diventa profetico di una morte che poi diventerà di fatto quotidiano. Un fatto assolutamente quotidiano, tanto quotidiano da dover ovviamente avere del personale preparato nella sua assoluta semplicità, no? Quindi sicuramente anche questo c'è da dire. Qualcun altro vuole intervenire, aggiungere qualcosa a quanto è stato detto finora su questi argomenti? Sì, Rossella. Volevo semplicemente aggiungere che questa città è così, è di una densità tale, sia per la sua storia, come dire, di identità degli abitanti, che rende alla fine gli esseri umani, sempre questo che Sara pensa di trasmettere, quasi inessenziali. Proprio quello che dicevi tu all'inizio, Sara, ecco, che corrono avanti e indietro, in realtà è la città che domina. E anche proprio l'ultima pagina del romanzo, quando Sara dice, dopo tutto ciò che è successo, in sere come quelle Sara usciva dall'edificio dove insegnava Razzo Film assorta. Tutta la città si stendeva davanti a lei, le osservava alla luce morbida, vedo malissimo stasera. Allora, le case inondate da quello splendore e la città come se tanto tempo fa subito. Non ti sentiamo? Okay. Puoi ripetere, Rossella, perché noi abbiamo avuto un attimo di vuoto. Ah, mi dispiace. Adesso mi sentite? Sì, sì. Sentì quel momento in tutta la sua pienezza. Ora, ecco, come si diceva, ora sono qui, su questo monte, in questa grande pace precaria. Per la strada le persone mi conoscono, ho 3 figlie così poco tempo. Ora sono integrata in questo suo istante. Domani io non ci sarò.
nella strada, o perlomeno non questa strada e non questo istante, ma sempre, sempre questa luce soffice come lana d'agnello, come pietra isolata, bloccata a metà della collina, quel paesaggio aperto, un cipresso. Qui si può camminare lentamente, qui si può sfiorare il cielo, ora è così vicino. Respirare la montagna e la luce, ora. Lei stessa sente di essere parte di questa complessità di Gerusalemme. Ogni individuo in realtà è un tassello prima. Questa continua precarietà rende alla fine la storia di ognuno sia preziosa che paradossalmente anche inessenziale. È come se tutto fosse destinato a fluire, solo Gerusalemme resta. Sì. Questo è un po' quello che Sara, secondo me, vuole trasmettere con questo senso che, secondo me, non è un cupio di soldi, però, come dire, una percezione, diciamo che Gerusalemme è la città che pone l'uomo davanti al concetto di eternità. Quindi sì. È un meraviglioso palcoscenico su cui agire, perché secondo me, specie in quegli anni, teniamo presente che lei era del 30, quindi nel 48 l'ho messo, anche se l'ha scritto più tardi, ovviamente, il romanzo. Certo, nel 70. Esatto, tempo dopo. Però probabilmente lei a quell'epoca ha sentito talmente questa particolarità dell'essere esattamente in quel luogo, e quindi ne ha cantato proprio la magia, l'unicità, l'irripetibilità. Sono d'accordo assolutamente, e devo dire che è un sentimento del tutto comprensibile. Adesso non voglio essere ripetitiva, ma c'è appunto questa poesia famosissima di Amichai in cui racconta di essersi fermato perché stremato dal caldo, carico di sporte della spesa, no? Accanto a un arco romano nella città vecchia di Gerusalemme, e una guida arrivata ha detto: vedete quell'uomo lì seduto, lì accanto c'è un arco romano. E Yehuda Amichai ha scritto: tutto cambierà a Gerusalemme quando invece diremo: vedete quell'arco romano, lì accanto c'è un uomo che ha comprato verdure e frutta per sua moglie e i suoi bambini. È vero, c'è fortemente questa sensazione, sono assolutamente d'accordo. Ed è vero che tutto si riflette nel personaggio di Sara, che è appunto come gli altri destinato a fluire sul grande palcoscenico di Gerusalemme, ma non senza lasciare un'impronta significativa, o perlomeno anche solo a livello di testimonianza. Cioè Sara testimonia questa città che dai molti giorni, e i molti giorni che non, nessuno potrebbe testimoniarli tutti, chiaramente, ma lei ne testimonia una parte, ed è una parte fondamentale, no? Attraverso il suo lavoro all'ospedale, attraverso la storia della sua famiglia, voglio parlare adesso anche di sua sorella, che è un altro personaggio interessante, attraverso i suoi amori, tutto, no? Anche la storia dei suoi amori. Magari parliamo un attimo di questo, degli amori di Sara. No? Degli amori di Sara, perché in realtà appunto gli amori di Sara, chiaramente Sara è una giovane donna e quindi si affaccia alla vita, anche all'amore, alla vita sentimentale, e di fatto ci sono poi, c'è poi uno dei suoi amori, anche se poi lei si sposerà con questo suo lontano cugino, eccetera, ma il suo amore vero e proprio, vi ricordate come si chiama? Matti Zaccai, no? Sì. Matti Zaccai, che con cui ha condiviso appunto un amore che era poco più di un amore adolescenziale, una cotta adolescenziale, insomma, però destinata a lasciare appunto un segno dentro di lei. E Sara, che è questa donna, insomma, a me non piace l'espressione donna forte, però è quella che forse diremmo meglio in ebraico, un eshet chayil, no? Una donna di valore, di che sa che vale per le sue scelte, vale per le sue azioni, che possono essere considerate forse anche azioni forti, ecco, insomma. Però nel campo sentimentale compie una scelta che è
almeno a me come lettrice, la prima volta che ho letto questo libro, ha lasciato completamente stupefatta, senza parole, no? Cosa ne pensate? Esterina, vedo che annuisci. Devi aprire l'audio, Esterina, perdonami. Ecco, ho notato anch'io questa cosa, che lei fa questa scelta, che sono rimasta spiazzata quando l'ho letto, che abbia scelto un uomo, no? è spiazzante perché non è coerente, diciamo, col suo personaggio. Esatto. E sceglie una vita, un marito che non ha nulla a che fare con se stessa, secondo me, con i suoi impulsi, con i suoi afflati, anche da un punto di vista proprio di una condivisione di pensieri, ecco, per cui non mi ha lasciato perplessa, mentre invece anch'io ho colto questo suo rapporto con Gerusalemme, che tra l'altro l'autrice, secondo me, se vogliamo considerare Sara come la sua portavoce, descrive benissimo a pagina 72, e ricollegandomi a quello che diceva Rossella, che le persone non sono importanti quasi, perché è Gerusalemme la protagonista, sì, perché lì dice che Gerusalemme è femminile, e spiega come è, come una donna, con il velo, eccetera, ma poi anche un maschile, e quindi e sembra appunto che le persone non contino perché c'è già lei, e mi ricorda molto questa sensazione fortissima che io ho avuto la prima volta che sono andata a Gerusalemme. Ero andata in un viaggio di istruzione con i ragazzi, e quando sono entrata a Gerusalemme sono rimasta folgorata, invasa proprio da questa città, dai colori, dalla pietra, dall'antichità, dalla presenza umana, la sua presenza umana, certo, come dire, che per molto tempo non sono riuscita a parlarne. Cioè proprio non riuscivo a parlarne. Se uno mi chiedeva, non sapevo cosa dire, ero talmente presa da questa cosa che non... Per cui quando l'ho riletto qui, devo dire che del libro mi è piaciuto solo questo. Okay. No, mi è piaciuto molto Gerusalemme, mi è piaciuto e mi è piaciuta Sara, ma per il resto, non so, forse la leggerezza del tono e del racconto mi ha, come dire, semplificato, forse, cioè l'ho sentito come un semplicismo, invece sentendo voi adesso lo vedo da un altro punto di vista, ma leggendolo io l'ho letto molto partecipe, però poi appunto ho avuto l'impressione di non aver tenuto niente, salvo Gerusalemme. Va bene, grazie. Mi è piaciuto molto il personaggio di Barzell, sicuramente. Però nell'insieme Gerusalemme, per questo libro è Gerusalemme e questa storia pazzesca che sta per cominciare e che è quello che ha detto, insomma. Certo, assolutamente. Rosy, hai chiuso l'audio invece di aprire. Devo aggiungere un altro personaggio che ho trovato molto particolare, della zia Victoria, uh-huh, ed è il rapporto che c'è fra lei e Sara, che è un rapporto molto bello, perché non è la zia che vuole fare la mamma, assolutamente, anche perché lei poi è la sorella del papà, non è la sorella della madre, ma che è quella che sembra molto indipendente, che è rimasta single, che non si è sposata, che è un po' diversa, che fa quello che vuole, però poi... A un certo punto, quando il giorno in cui Sara si deve sposare, le dice: per te, Sarika, andrà tutto bene, tu non sei legata alla famiglia, guarda me. Qualcuno potrebbe pensare: com'è coraggiosa Victoria, fa quello che vuole, ma alla fine non ho mai avuto neppure il coraggio di abbandonare questo quartiere. Ho vissuto a 2 metri dai miei genitori, ma tu avrai molta più fortuna di tutti noi. E in questo c'è proprio il segno del rapporto, quello che dicevi tu, di Sara e Shethai, tramandato dalla zia, che proprio non è la zia che la vuole
accogliere e in un certo senso anche avvicinare a lei o avvicinarla per farla diventare come lei, ma che invece la ammira perché ha la sua indipendenza, perché è diversa da lei e non la vuole abbindolare come una zia che è in cerca di affetti perché è single, ma le vuole proprio dare l'esempio di quello che può prospettarle il futuro. E queste due donne nella loro relazione sono molto in contrasto con il rapporto che ha Sara con sua mamma Grazia, che è una donna molto particolare, e, mentre è molto bello il rapporto che lei ha con il nonno, che ha preso in mano la situazione dopo che il figlio è andato via, ma che per esempio quando sente che la nipote si occuperà dell'ospedale ne è molto fiero e le dice finalmente tu farai qualcosa per los otros, e anche questo continuare a incalzare di judo spagnolo dà un bellissimo sapore di questa mescolanza che c'è, che non è possibile oggi confrontare con l'Israele di oggi, no. Solo perché storicamente sono passati, non so, 90 anni o quello che è, ma anche proprio perché non era una questione di ashkenaziti e sfarraditi, era una questione di mescolanza tale che era quasi impossibile identificare, dà proprio un'impressione di respiro incredibile, cioè è un sogno che non è mai morto, insomma, in ognuno di noi, no? Di vedere tutti questi personaggi che chi perché lavora all'ospedale, chi perché commercia, chi perché ne ha bisogno, chi perché abita accanto, comunque devono convivere e convivono fino a un certo momento. E questa parte è bellissima, secondo me, questo continuo sentire tutte le lingue. E lo si sente spesso in altre letterature, non so, anche che parlano di comunità ebraica al Cairo, ad Alessandria, a Beirut. E lo si sente meno, se non quando si sente un po' la reminiscenza yiddish di alcuni autori che hanno fatto l'aliyah con i loro genitori quando erano molto piccoli, Oz, Grossman, eccetera. Però qui è proprio un mondo. L'anima sefardita poi, no? Ovviamente della... È più difficile ritrovare. Sono d'accordo, assolutamente. Per varie ragioni, anche perché ci sono state probabilmente sicuramente meno testimonianze, anche letterarie proprio, no? A livello di produzione. Ma è vero, è un orizzonte che poi in realtà è estremamente anche popolare, no? Di Israele, di Gerusalemme, in particolare le sue grandi... ovviamente famiglie, le grandi famiglie sefardite che affondano le loro radici proprio nella grande storia della città, nella storia più antica anche della città. Sì, è vero, cioè, è tutto, insomma, sono molto contenta delle vostre osservazioni. Vorrei tornare appunto ancora un momento su Sara e su questo suo amore, perché poi questo suo amore che torna, cioè in realtà è vero, si parlava della zia che dice, come giustamente ci ricordava Rosy, tu sarai più fortunata, avrai una vita più aperta, no? Verso effettivamente altre distanze. Però a livello sentimentale in realtà Sara queste distanze non le coglie, non le prende, proprio perché sposa questo mezzo cugino, diciamo, e di fatto poi dedicherà il suo amore ai figli, che amerà in una maniera quasi ossessiva, direi. Esterina, cosa volevi dire? Stavo annuendo anch'io, notavo, pensavo questo stavi dicendo, concordo con quello che stavi dicendo. Anche qui, appunto, è una nota del personaggio di Sara che sicuramente non è che strida col suo essere Eshet Chai, l'eroina protofemminista, eccetera, eccetera, perché le sue scelte di rottura Sara le compie in un altro territorio, probabilmente, non in quello sentimentale. Non so, è la spiegazione che forse mi posso dare, o forse la ferita lasciata dal padre ancora non viene colmata.
Ecco, su questo, per esempio, su questo vuoto che lei ha e che non riesce a colmare, lo dice proprio chiaramente, è un vuoto, è un silenzio che non riesce a colmare, non, neanche con i suoi amori, oltretutto. No, certo. Resta comunque sempre questa assenza. Ed è come se fosse... Io ho pensato, la prima sensazione che ho avuto quando lei dice ho capito che stava per sposare questo... questo Elias. Cugino, mm-hmm. Elias, ho pensato come se fosse rassegnata e non collimava con un suo carattere combattivo, attivo, ma attivo in modo non eroico, secondo me, ma consapevole, ecco, cioè sicura di quello che stava facendo. Quindi non un eroismo plateale, una ribellione, nulla di tutto questo. Lei è andata avanti per la sua strada, era convinta di questo, non aveva dei punti di riferimento familiari, una mamma che era quella che era e con la quale non c'era un rapporto, il padre invece che era un'assenza inattesa e che lei ha sempre pensato di poter colmare in qualche modo. Sì. E per cui ho pensato che quando lei ha proposto una famiglia normale, esatto, tranquilla, senza litigate, sì, senza, cioè, esatto, tutto, sì, un po', sì, su una medietà, sì, una medietà, sì, di sicurezza, che non ha colmato niente per lei, perché infatti poi quando rivede il suo innamorato, ovviamente viene toccata da questa... Certo, si risveglia, cosa, diciamo. Si risveglia, esatto. Questo si sentimento dell'adolescenza. Esatto, esattamente. Certo. Ecco. Grazie, Sterina. Abbiamo Silvia, Hassan e poi Camilla Corti. Prego. Ma io volevo dire, sono assolutamente d'accordo. Secondo me il suo matrimonio con questo Elias è dovuto al fatto che il papà non c'era, la mamma non c'era praticamente, e quindi lei ha assolutamente voluto dare una famiglia stabile ai suoi figli, voleva creare una famiglia e voleva una certa stabilità, essendo lei piuttosto instabile, perché c'è stato questo Matti, ma c'è stato anche questo, come si chiamava, Hosni, che peraltro era un arabo, Certo. E quindi secondo me lei ha proprio voluto fare il contrario, cioè dice: però ai miei figli voglio una famiglia e ai miei figli voglio dare stabilità, questa è la cosa più importante, il resto sarà quel che sarà. E poi mi ha fatto un po' impressione questo senso di, in certo senso, diciamo, di suspense, nel senso che sembra che la città sia sull'orlo del baratro, certo, cioè si vede che tutto sta per disintegrarsi. Appunto, lei ha avuto l'amante arabo e lì per lì non faceva tanto effetto. E loro amici erano amici arabi e andavano benissimo. Questi, non mi ricordo come si chiamavano, Faiza e il marito, sì, eccetera, ed erano, facevano, cucinavano insieme, avevano una vita molto, come dire, molto in comune. E non c'erano differenze fra loro, ma il figlio già ha detto: no, papà, tu non devi vendere la terra agli ebrei, tu non devi, non de-, cioè lui ha cominciato subito a mettere le distanze. E poi mi ha fatto effetto che dice a un certo punto, dice, i quartieri si separarono uno dall'altro, mentre prima era tutto un miscuglio di persone, di culture, di tutto, invece dice i quartieri si separavano l'uno dall'altro, una separazione assurda ma inevitabile, pattuglie armate circolavano in ogni angolo della città, quando i quartieri ebraici, vabbè, e poi eccetera, e quindi e poi dice vennero sgozzate intere famiglie a Hebron e a Mozza, perché gli ebrei avevano creduto che i loro vicini arabi non avrebbero mai fatto loro del male, e questo mi ha fatto effetto, perché sembra proprio sull'orlo del baratro, appunto sull'orlo della guerra civile, come poi in realtà è stato in un certo senso
la guerra, la guerra di indipendenza. Sì, quindi, sì, almeno nelle sue prime battute, di sicuro, ecco, prima di avere uno scontro più organizzato, chiaro. Certo, e quindi è stato, secondo me, proprio, c'è questo suspense nel libro, no? Che tu aspetti che succeda qualche cosa e sai benissimo che succederà qualcosa e sarà un disastro. E quindi mi ha fatto molto, molto effetto anche questo. Cosa erano i contratti? I documenti a fronte del pesco di cui avevi mangiato i frutti fin dai tempi in cui avevi memoria. Antico come il tuo mondo, quello della tua infanzia. E quindi c'è questa proprio il prima e il dopo, il prima e il dopo, e tu sai che sei esattamente sulla fine del prima, diciamo. No, è chiaro, quindi, anche perché appunto essendo un romanzo pubblicato nel 1972, è ovvio che tutti i lettori israeliani, ma anche noi, è chiaro, no? Sappiamo, conosciamo perfettamente quale sarà il seguito della storia, quindi questo è un preludio appunto al bagno di sangue che poi sarà, no? nel 47-48, insomma attorno a quegli anni, certo. Grazie. Quindi mi ha fatto effetto questa aria di suspense che c'è proprio, che dice oddio adesso succede, e sei lì che aspetti che succeda il peggio che poi arriverà, insomma, ecco, certo. Questo volevo dire. Grazie mille. Camilla Forti? Ma io volevo dire qualcosa su questo padre che sì. Scompare all'inizio del libro, però in qualche modo continua ad aleggiare, qualcuno dice che l'ha visto, qualcuno che in realtà poi ricompare alla fine del libro. Questa ricomparsa è abbastanza scioccante, perché è un uomo finito, malato, addirittura in una situazione non solo di invalidità fisica ma anche di demenza mentale, e forse questo in qualche modo riscatta Grazia, che era stata obbligata a non divorziare, a rimanere nella famiglia di lui, e quindi quando lui torna lei assolve il suo dovere, che è di riprenderlo. Quello che non si capisce è come lei lo faccia, se come dovere o come... Io l'ho sentito forse più un dovere, anche se è un momento bello questo riavvicinamento, questo suo accoglierlo indipendentemente da come è e da tutto quello che ha fatto in questi anni, insomma. Quindi secondo me è un momento importante anche nella conclusione del romanzo, non solo quando Sara lascia questo suo grande amore e riprende il suo ruolo in famiglia, ma anche la ricomparsa del padre. Certo, sì, assolutamente, ha fatto bene a ricordarlo, anche perché questi ritorni, no, questo andare e venire della storia sono assolutamente fondamentali proprio per il ritmo della narrazione, anche per cercare di dare una chiusura. In qualche maniera la chiusura della vita di Don Yitzhak è appunto una chiusura paradossalmente in seno a quella famiglia che lui aveva abbandonato, e insomma anche con una certa leggerezza. È vero che noi non percepiamo, non sappiamo con sicurezza se si tratti di amore, se si tratti di dovere, forse entrambe le cose, cioè una donna che è cresciuta con l'idea nata e cresciuta, allevata con l'idea che c'è il dovere di amare il marito in ogni caso, no? E di accudire. Lei all'inizio del libro si lamenta che non l'ha fatta divorziare, quindi certo. Resta nella famiglia un po' per certo. Obbligo, però poi in fondo rientra in questo suo ruolo in modo molto naturale. Sì, sì, appunto, vediamo proprio questo, cioè che queste donne, adesso la madre di Sara chiaramente appartiene alla generazione precedente, non è paragonabile, però alla fine poi nelle scelte sentimentali, diciamo, tornano forse in quelli che sono gli schemi, non lo so, è una domanda che mi viene così,
non so se abbia un senso, ma ritornano poi alla fine negli schemi che sono stati loro effettivamente consegnati, no, durante la crescita. Io ho un po' questa idea, che poi uno li abbracci con convinzione, questo è un altro paio di maniche, però c'è un po' appunto anche questo aspetto che va sottolineato proprio nella rappresentazione anche della donna, perché insomma noi fino al 1972 sì, abbiamo personaggi femminili ovviamente nella letteratura israeliana, ma elevate a livello di protagoniste assolute forse c'è soltanto la protagonista, adesso così magari dico una sciocchezza, però a livello così generale mi viene in mente in particolare la protagonista di un romanzo che ho in mente di riproporvi, magari non per il mese prossimo, ma tra due mesi, che è un romanzo fondamentale, che è Michael Shelley, Michael mio di Amos Oz, sì. Però è un personaggio sicuramente difficile dagli angoli, dai mille angoli oscuri del 1967, no? Quindi Shulamit Aravin delinea, è una delle prime scrittrici a delineare dei personaggi femminili che siano poi in prima linea sulla scena, no? Questo anche è un dato interessante. Sì, Esterina. Sì, a proposito, dicevo, di personaggi femminili, un ruolo più defilato, ma è anche interessante il destino di Ofra. Adesso ne parliamo. Rifiuta, a un certo punto abbandona il matrimonio, però in Europa purtroppo finisce certo. Male. Adesso ne parliamo di Ofra. Facciamo Esterina, diciamo un attimo, sì, cosa vuol dire. Dicevo che ho pensato che il fatto che queste donne, che sta nello specifico, rientri in una cliché familiare tradizionale. Forse me lo sono spiegato così, cioè sulla calcolando, pensando al momento in cui è ambientato, cioè il romanzo, negli anni in cui è ambientato, per cui diciamo che lei era già rivoluzionaria, tra virgolette, facendo le scelte che ha fatto. E per esempio, secondo me, adesso correggetemi se sbaglio voi, penso che ancora non c'era ancora l'attività delle donne nella Tzavà, non c'era ancora una Tzavà, non c'era ancora... No, beh, c'era la Ghana, così, c'era la Ghana, sì, ovviamente, però, il Palmach, nel quale le donne militavano, ma non c'era ancora, perché non c'era ancora una milizia organizzata, certo, c'erano questi gruppi, chiaramente, dove la presenza femminile esisteva, chiaramente soprattutto nella Ghana, il Palmach forse era un po' più, forse un po' di più, la dominanza maschile, però è chiaro che avevano un ruolo sicuramente non dominante, non definito anche. Esatto, no? Non definito anche. Un po' mi farebbe pensare così alle donne nella Resistenza, per esempio. Sì. Che erano delle donne super attive, ma in ruoli defilati, come dire, no? Non certo. Del combattimento col fucile in mano, ecco. Certo, no, sicuramente. Beh, giusto perché ne stiamo parlando, Shulamit Aravin comunque ha avuto invece un ruolo comunque nella Ghana e anche nelle forze armate all'inizio degli anni 50. Devo dire, si tratta però di pochi esempi. Ad esempio, il suo è quello di una sua appunto compagna d'armi e scrittrice, che in Italia non è per niente nota, che è Netiva Ben Yehuda, che invece ha lavorato nel Palmach e ha dedicato poi molte delle sue opere proprio alla narrazione del Palmach. Nessuna di loro è mai arrivata, di esse è mai arrivata in Italia, nessuna di queste opere è mai arrivata in Italia. Però sicuramente c'è ancora un ruolo femminile, il ruolo della donna che sta emergendo. E su esatto. Questo aspetto vi voglio proprio... vorrei proprio sottolineare il fatto che questo romanzo è un momento fondamentale della storia letteraria israeliana, no? A questo riguardo, anche perché finalmente sono donne che scrivono delle donne.
non sono più gli uomini che scrivono, delle donne, no? Amo Soso con queste sue donne fragili, delicate, no? Che vivono in perenne cono d'ombra, di difficoltà e assolutamente sfuggenti, simili anche allo stesso modo un po' le donne dei primi romanzi di Yehoshua. Ecco, sì, pensavo quello. Invece qua abbiamo proprio un personaggio che finalmente ha una sua personalità vera, reale e autonoma, al di fuori del rapporto ovviamente con gli uomini, no? Per questo appunto è quello che dicevamo. Vorrei appunto, visto che Camilla prima ha introdotto giustamente il personaggio di Ofra, Ofra è un altro personaggio straordinario, secondo me, da questo punto di vista. Straordinario nel senso proprio per la sua storia all'interno della narrazione, perché sicuramente è più debole forse della sorella, non so se sia la descrizione giusta, se sia l'aggettivo giusto per definirla, non so, la mia percezione è un po' quella, però nello stesso tempo compie delle scelte che invece sono forti, sono fortissime, perché addirittura si converte all'Islam, no? Cosa ne pensate di Ofra? Avete appunto qualche ricordo delle pagine che le sono state dedicate? E volete a me è un personaggio antipatico. È un personaggio. Io sì. Sì, perché? Mi è sembrato un personaggio antipatico perché è tutta piena di sé, anche perché la mamma aveva detto: no, tu sei forte, vai a lavorare a Sara, tu invece curi la tua bellezza. E vabbè. E quindi lei è stata cresciuta con l'idea di sposarsi, di avere eccetera, però questo suo disprezzare in qualche modo il marito, anche se posso capire che essere sempre sola sia per una donna molto frustrante, però poi lasciare il marito, andare, convertirsi, insomma un personaggio un po' che ha fatto delle scelte anticonformiste, ma non so, francamente l'ho trovato un personaggio antipatico, non so voi. Bene, no, beh, è legittimo anche provare antipatia per i personaggi, assolutamente. Non sono sicura che sia casuale che ovviamente il destino tragico di Ofra, che Ofra incontri un destino tragico proprio a seguito di queste sue scelte così drastiche, quasi impossibili, no? Proprio per l'epoca, ecco. Sì, certo. Quindi va incontro poi a questo destino assolutamente, assolutamente tragico, che insomma, chiaramente nella Francia, se non ricordo male, no? A Parigi, giusto? Nella Francia, appunto, poi che sarà occupata dai nazisti, insomma. Com'è? Nella Francia occupata. La Francia occupata, certo, no? Dove chiaramente andrà incontro alla sorte dell'ebraismo europeo. Però è interessante, no? Non è interessante che a livello proprio narrativo, per come Shulamit Ha-Raven anche vede il suo rapporto con Israele, il rapporto dei suoi personaggi con la terra, Gerusalemme in primis, ma non solo, che il personaggio che abbandona ovviamente l'Israele che si sta formando va incontro alla morte. Sì, sì, forse non è casuale. Direi che non è assolutamente casuale, proprio. No, rientra, diciamo così, nel meccanismo narrativo perfettamente. Ma forse è proprio contraltare del suo amore per Gerusalemme. Ofra, che non ha amato Gerusalemme, mostra quello che sarebbe successo alla stessa autrice se non fosse venuta a Gerusalemme e fosse rimasta in Europa. Certo, sì, sì, assolutamente, assolutamente. D'altronde, appunto, come dicevamo, come vi dicevo, Shulamit Ha-Raven, arrivata in Israele, insomma, nella Palestina del Mandato nel 1940, proprio ha mancato per un soffio, no? Appunto, le persecuzioni a Varsavia, no? Che quindi insomma in un luogo tra l'altro altamente, come sappiamo, simbolico da questo punto di vista. E
Arrivando, insomma, avviandoci poi verso la conclusione del nostro incontro, direi che è necessario a questo punto, secondo me, soffermarsi anche un po' su quello che sono le prime avvisaglie, ovviamente, del finale, no? Del finale che conosciamo, del seguito che conosciamo, della realtà attuale che conosciamo. I primi scontri, il dottor Barzell che viene addirittura accoltellato. Sì, mi ero dimenticata, sì, mi è sfuggito, cioè adesso questo, l'avevo rimosso. Questo è un fatto molto significativo, non solo perché in qualche maniera riporta... Ci porta in territorio dell'accuratezza storica che Shulamita Raven ha sicuramente ben delineato, perché come sappiamo gli accoltellamenti soprattutto in quegli anni erano insomma un fatto piuttosto ricorrente, il modo più comune, no, del rompere della violenza tra arabi ed ebrei, e purtroppo è una modalità che come sappiamo non è mai stata del tutto abbandonata. Ecco. Ma è significativo che proprio il dottor Barzell, secondo me, cioè a me ha fatto molta impressione che sia proprio lui a essere stato colpito, no? Sì, Rossella? Allora, prima Silvia voleva aggiungere qualcosa? No, a me ha fatto molto effetto che sia stato lui, è proprio, insomma, il personaggio, se vogliamo, più positivo di tutti che viene accoltellato, cioè l'immagine della bontà, quello che si spende per gli altri, eccetera, eccetera, lui viene accoltellato e sopravvive per miracolo, insomma, è una cosa molto, che anche a me ha fatto molto effetto. Certo, assolutamente. Rossella, avevi alzato la mano? Confermo, l'accoltellamento del dottor Barzell è veramente crudele, in quanto tutti i personaggi del romanzo, almeno io l'ho percepito in questo modo, sono dipinti con una certa ironia, con un certo garbo, non so come dire, anche quando compiono delle scelte significative, c'è sempre un proporli in modo, come si può dire, non letterario, ma appunto con un velo di ironia, si scherza anche sui loro piccoli difetti, no? Già l'incipit del romanzo, quello in cui si dipinge il padre di Sara, sembra quasi un attacco, un incipit da letteratura sudamericana. Vero, hai ragione. Me lo aspetterei da García Márquez, forse, Florentino Arisa nel Amore ai tempi. Io esattamente la stessa cosa. Invece, quando Barzell viene pugnalato ai polmoni, è la storia che rompe. Cioè, nel senso, è come dire, adesso lasciamo un attimo l'ironia letteraria, perché questo è quello che accadeva. Ed è veramente duro, e tra l'altro questo attentato, chiamiamolo così, questo tentato omicidio più che attentato, è vissuto ovviamente dal dottore, che si salva per miracolo, in modo molto, come dire, come un fatto molto grave, ma che lo deprime, anche lo induce in una depressione, perché è chiaro che prima di tutto, visto che lui aveva dedicato la sua vita a salvare persone di tutte le etnie, proprio in questa città, aveva lasciato l'Europa, quando non era ancora completamente necessario farlo. Aveva sposato la carriera, fortunatamente, diversamente da Ofra, aveva una moglie che lo capiva, che era sempre in ospedale. Quindi questo fatto, come dire, che Gerusalemme quasi l'abbia simbolicamente rifiutato, quasi uccidendo, no? Distrugge un po' psicologicamente. Tra l'altro questo medico era amato da tutti, era una persona carissima. Dobbiamo anche pensare, ovviamente noi siamo abituati ai sistemi sanitari contemporanei, immagino che
Gerusalemme ci fossero sì diversi medici, ma non possiamo immaginare la situazione attuale, no? Per cui il medico ha uno status immenso in una città di questo tipo. Quindi almeno io l'ho vissuto così, come un fatto, come dire, in questa leggerezza, in questa ironia di tratteggio dei personaggi, ma non per fare dell'umorismo, proprio per rivelarne l'umanità, coltellamento, è come dire, adesso in questo momento non stiamo scherzando. Questo è quello che accadeva a queste persone. Li abbiamo presentati con garbo, però attenzione, perché a questo. Certo, sono d'accordo. E devo dire, anch'io l'ho vissuto da lettrice proprio come un colpo crudele inferto all'uomo che voleva, in quanto professionista, serio, uomo, meticoloso, no? Voleva prepararsi altrettanto meticolosamente all'arrivo in Eretz Israel, no? Ma è chiaro che questo è un aspetto, è un altro dei fatti inattesi, no? Che il dottor Baser non poteva preventivare, e credo anch'io che sia, appunto, l'ho vissuto anche un po' come una sorta di rifiuto, ecco, no? Ho provato esattamente la stessa sensazione, non so se sia effettivamente la parola giusta, ma come lettrice ho provato questo, proprio lui, cioè proprio il dottor Barzel, proprio il dottor Baser, che, come dire, un uomo che curava, tra l'altro, ecco, questo è un aspetto importante, come dicevi giustamente tu, Rossella, cure mediche ai limiti della fortuna dell'ospedale da campo in certi aspetti, no? Come possiamo leggere, un uomo che curava chiunque, che prestava le proprie cure a chiunque, anche agli strati sociali ovviamente più bassi della città, ovviamente non c'era differenza tra arabi, ebrei, cristiani, no? Questo è quello che accadeva, che è accaduto anche a personaggi come questo, che hanno portato chiaramente proprio il bene, no? Tutto il bene della loro professione, delle loro capacità, hanno messo al servizio della città, no? Quindi una violenza che non risparmia nessuno, ecco. Questo, una violenza che non risparmia nessuno, come effettivamente poi è stato. Quindi questa è veramente una brutalità sconvolgente, assoluta, no? Che manda tutto in frantumi, e anche per Sara, che ovviamente nel momento in cui cominciano ad arrivare sempre più morti, sempre più feriti, no? Il ritmo improvvisamente diventa incessante, no? Quindi cresce, e il lavoro, che era giustamente un lavoro per quanto impegnativo, diventa ancora più faticoso, perché non ci sono abbastanza mani per curare quasi, no? Tutti i morti e i feriti che arrivano. E allora lì noi sappiamo dove siamo arrivati. Quel punto, noi che non riconosciamo magari questa storia perché non l'abbiamo vissuta, perché non siamo stati ovviamente nella Gerusalemme del mandato britannico, li riconosciamo dolorosamente la realtà che invece c'è più familiare. Una realtà che ha in sé anche, appunto, la brutalità, la crudeltà, il sangue, no? Che colpisce indiscriminatamente, appunto, chiunque si trovi sulla scia, ovviamente, di chi decide di colpire. E questo è, come dire, non è un espediente narrativo, assolutamente, però è un dato di fatto, no? Ed è stato molto sapiente, io trovo, sapiente la scelta di Shulamit Ha-Raven di ambientarlo proprio lì, in quel momento, sulla soglia, prima che esplodesse, certo. Prima che, perché noi l'esplosione la conosciamo bene, sì. Quello che non conosciamo, e cioè, ci saranno stati sicuramente, è chiaro, chi ha conosciuto questa Gerusalemme, è ovvio, però noi che leggiamo dopo decenni questo romanzo, noi conosciamo la realtà odierna,
questo mondo idilliaco, questa nostalgia non la possiamo provare perché non abbiamo mai vissuto questo momento, no? Questi profumi, questi alberi da frutto, questa meraviglia anche un po' esotica, no? È chiaro, della Gerusalemme, di una città profumata, ricca, insomma, si viene a scontrare poi brutalmente con la realtà storica. E appunto il fatto che Gerusalemme poi sia destinata a diventare ovviamente città israeliana, comunque quello è l'idea, no? Che da città ovviamente del baldato, mosaico culturale, eccetera, si punta alla israelianizzazione di Gerusalemme, è un fatto necessario e auspicabile, ma crudele. Questo è. Per una che ha servito nella Haganah, per una che ha servito in Tzahal come Shulamit Reven, questo è ciò che viene raccontato. C'è un altro aspetto che non abbiamo toccato e che a me ha colpito. Nella descrizione di Gerusalemme si parla molto della natura, sì, delle piante, sì, degli alberi, dei profumi, come dicevi tu, ma anche degli uccelli. E deve essere qualche cosa di particolare, perché io ho ritrovato il fil rouge degli uccelli anche in Apeirogon, non so se voi l'avete letto. Sì, 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 quello di... Questa cosa degli uccelli io e anche nel mio giardino di Shalev. Shalev, certo. Ed è una cosa particolare, perché è vero, in molti romanzi ci sono le descrizioni paesaggistiche, cioè, ma questi qui, israeliani, su Israele comunque, hanno una particolare... come dire, insistenza su questi aspetti. Sì, beh, perché poi in realtà questi dettagli della natura sono quelli che poi parlano anche all'uomo, no? Fondamentalmente. L'immagine dell'uccello, dello zippor in particolare, cioè da Bialik in su, che chiedeva tra le brume di Odessa, caro Zippor, tu che puoi migrare verso Eretz Israel, raccontami cosa succede. Cioè, da sempre appunto l'uccello che può volare, a differenza dell'uomo, è un elemento anche che parla. È la vita che è oltre la vita umana a Gerusalemme. Cioè, è descrivere la vita a 360 gradi, secondo me, no? Della città. C'è una vita umana, chiaramente, la vita storica, il mondo vegetale, ma c'è anche il mondo animale, e quello degli uccelli è immediatamente evidente, perché ne percepiamo il canto, no? E insomma è un tema, hai ragione, molto è un tema ricorrente, ricorrente proprio, visto. Via e nella letteratura, e nella letteratura, la poesia non l'avevo notato, nella narrativa, ma anche nella insomma, in entrambi le parti del mondo. E anche nei libri dei bambini, perché io per esempio avevo visto Tzipora Nefesh, ah sì, che è quello anche la rondine dell'anima, sì, ecco, no? Sì, sì, io ce l'ho in italiano, non sì, esiste sì, più in giro, non lo, no, non lo, quello di Michal Gomrit, sì sì sì, esatto, no, è un libro ormai introvabile, bellissimo, sì sì, ma appunto questa cosa degli uccelli mi ha colpito molto. Perché insomma è il primo appunto elemento con cui l'uomo parla, anche nel Midrash, se non ricordo male, nel momento in cui Salomone riceve da Dio il dono di questo Lev Shomea, no? Di questo intelletto capace di ascoltare, di accogliere, che poi prelude alla sua grande sapienza, il primo segno del dono divino è il fatto che Salomone comincia a parlare con gli uccelli che lo circondano. Allora tutti capiscono che, e lui stesso capisce, perché lui comprende il linguaggio degli uccelli improvvisamente. È anche un linguaggio da quel punto di vista che circonda l'uomo. Bene, qualcun altro vuole aggiungere ancora qualcosa su questo libro? Prossimo quale sarà? Allora, due annunci. Il primo del prossimo appuntamento, che sarà... Scusate, controllo bene il calendario, perché io ho scritto una data, ma voglio essere sicura. Sempre il 16 di marzo. Però il 16 marzo? 16 marzo, giovedì 16 marzo.
pranzo, stessa ora, stesso posto, insomma. Visto che è appena uscito, io vorrei proporvi il seguito dell'estate di Avia. Vi ricordate l'estate di Avia, sì, di Ghila Almagor, di cui, sì, abbiamo parlato, insomma, cos'era? Due anni fa, non ricordo. No, l'anno scorso, mi sembra. L'anno scorso. Scusate, ormai... L'anno scorso. Non mi ricordo più niente. Sotto l'albero delle giuggiole. Sotto l'albero delle giuggiole, ok. Sì, appena uscito. Sotto l'albero delle giuggiole. Certo, l'autrice è Ghila Almagor. Se volete vi dico anche la casa editrice, che è la stessa dell'estate di Avia, cioè Acquario. È proprio uscito da poco. Quindi questa è... Acquario. Acquario è la casa editrice, certo. E questo è il primo annuncio che vi do. Il secondo è che il 28 di febbraio alle 18, in presenza, a Palazzo Sormani, ci sarà un incontro sempre organizzato dall'Associazione Italia Israele di Milano, in particolare da Mimì Navarro, come sempre, dalla sua grande capacità organizzativa, con lo scrittore Itamar Orlev, di cui abbiamo letto e discusso il romanzo Canaglia, nonché appunto figlio di Uri Orlev, di cui invece abbiamo parlato il mese scorso. Ovviamente tutti siete invitati, arriverà poi anche l'invito ufficiale, diciamo. Scusa Sara, dov'è? A Palazzo Sormani? A Palazzo Sormani, sì, a Palazzo Sormani. 18 di febbraio hai detto, vero? No, 28 febbraio. Ah, 28, mi sembrava. No, 18 è dopo domani. Il 28 febbraio. Ah sì, ecco, me l'avevo già segnato. In presenza, per cui sì, ogni tanto ci vuole anche a Palazzo Sormani, ok, questo non lo sapevo. Bene. Benissimo. Okay. Io vi ringrazio di nuovo della vostra partecipazione. Grazie a te. Grazie a tutti, una buonissima serata grazie, e buonissime letture. Mille. Grazie anche a voi. Rispondete il nuovo titolo per mail, perché in modo che lo sappiano anche quelli che non hanno partecipato. Certo, senz'altro. Grazie. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.